scorso per il compleanno, è così. D'accordo, cominciamo la nostra lezione di yoga. Come sai, le lezioni di yoga ho sempre, diciamo, questa volontà a proporre delle varianti. Oggi ci mettiamo in posizione di Tadasana, andando bene a divaricare le dita dei piedi ed appoggiare la pianta dei piedi stessi sul tappetino. Questa è una posizione che sembra banale, ma molte volte viene utilizzata anche nel fitness, perché se tu oscilli in avanti e indietro, quindi tacco punta in qualche modo, riesci anche ad aumentare il grado di anteroversione e retroversione del bacino, cioè quello che vai a fare praticamente è aumentare il grado di stabilità della tua parte addominale. Quindi lo scopo è quello di andare in tacco punta, cercando in qualche modo di ampliare sempre di più la punta e quindi l'elevazione e il tacco, quindi l'abbassamento. E in questo movimento, oltre che utilizzare il bacino, quello che voglio tu faccia inizialmente, giusto come riscaldamento o protezione, è quello poi di muovere le spalle indietro quando punti e in avanti quando sei sul tacco ti abbassi. Adesso capirai perché questo movimento. Perché da questo movimento, sempre cercando di tenere il respiro, quindi inspiri quando ti sollevi, ricordati, l'inspiro è sempre uno sforzo, e l'espiro quando scarichi. A questo punto, sollevando le braccia in punta, inizierai ad allungare il tuo corpo, per poi scendere in tacco e scaricare. Quindi il movimento sarà punta, elevo, inspiro, tacco, abbasso, espiro, anteroversione del bacino. Inspiro, espiro, scarico. Continua a farlo per altre tre volte. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ok, adesso inspira, punta, mantieni, incroci le falangi, allunghi e ti mantieni in punta di piedi. Continui ad allungarti, allungarti, allungarti e poi scarichi. Questa volta pieghi le gambe, scendi giù, appoggi le mani al tappetino in Uttanasana. Fronte idealmente alle ginocchia. E poi appoggiando i polpastrelli, inspiri. Schiena parallela al tappetino, lo sguardo che va in avanti. E di nuovo, espiri, scarichi. Mento la gola, fronte idealmente alle ginocchia. Di nuovo, inspiri, lo sguardo in avanti, espiri, scarichi, fronte idealmente alle ginocchia. Ora, inspiri, sguardo che va in avanti, appoggi i palmi delle mani, porti il piede destro e il piede sinistro indietro. Sei nella posizione della panca. Tieni ben forte la parte addominale, quindi i lombari e l'addome, e cerca a questo punto di scendere con le braccia, appoggiando il mento, il petto, le ginocchia. Appoggia il collo dei piedi, retrae le scapole e sei nel collo. Da qui, come ti ho sempre insegnato, oscilla con il bacino a destra e a sinistra. E poi con un'inspirazione retrae le scapole, punti i piedi e vai nel cane con la faccia rivolta verso il basso, Adho Mukha Svanasana. Se fai questi movimenti in maniera chiara, li puoi fare anche bene a casa da sola. E poi oscilli a destra e a sinistra. Quindi cerchi di smobilitare anche la parte alta del tuo corpo. Ora proviamo a fare un saltino, quindi con la forza dell'addome cerca di spingere i piedi e le gambe sulla linea delle mani. Quindi ti proietti, succhi lo stomaco in dentro, spingi e punti i piedi in avanti. Arrivi più o meno alla linea dei piedi, delle mani. Inspiri ed espiri. Ti accartocci, pieghi tutto il tuo corpo, mento alla gola, fronte alle ginocchia, le gambe sono piegate. Ora, afferra il tallone destro e il tallone sinistro con le mani. Ancora una volta, sei piegata,
Nell'espirazione sei piegata, nell'inspirazione allunghi e divarichi i gomiti, mento alla gola, fronte di nuovo alle ginocchia. Divarica bene i gomiti ed espiri, sciogli tutto. Inspiri, allunga, 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 mento alla gola, fronte alle ginocchia ed espiri, sciogli tutto, scarica le tensioni. L'ultima volta inspiri. Allunghi, allunghi, allunghi ed espiri, scarichi tutto. Benissimo. Da qui appoggi le mani al tappetino e poi piano piano sali vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire. Apri bene il petto e adesso cominciamo i saluti al sole in maniera più dinamica. Inspiro, abbiamo capito adesso come muoverci. Espiro, vado giù, appoggio le mani al tappetino, scarico, metto la gola a fronte alle ginocchia. Inspiro, sguardo in avanti, espiro, piede destro, piede sinistro indietro. Chaturanga Dandasana, petto, mento, ginocchia, toccano il tappetino, appoggio il collo dei piedi. Fluiscono Bhujangasana, la posizione del cobra, inspiro, apro bene. Espiro, punto i piedi, vado nel cane con la faccia rivolta verso il basso. Due respiri profondi cercando di oscillare, a destra, a sinistra. Un respiro profondo e poi, piano piano, saltino, stacco e vado sulla linea delle mani. Inspiro, espiro, mento alla gola, fronte alle ginocchia. Inspiro, salgo su, piano piano, vertebra dopo vertebra. Un'altra volta, inspiro, apro bene, allungo, inarco la schiena, espiro, vado giù. Appoggio le mani al tappetino, mento la gola, fronte alle ginocchia, inspiro. Sguardo che va in avanti e porto il piede destro e il piede sinistro indietro. Chaturanga Dandasana. Petto, mento, ginocchia, toccano il tappetino. Appoggio il collo dei piedi e vado in Bhujanga, la posizione del cobra. Apro bene il petto. Ancora una volta, punto i piedi e vado nel cane con la faccia rivolta verso il basso. Due respiri profondi, oscillando a destra e a sinistra. Un respiro profondo e poi piano piano punto ancora i piedi, stacco e con un saltino mi porto sulla linea delle mani. Inspiro e espiro, scarico le tensioni, succhio lo stomaco in dentro e piano piano vertebra dopo vertebra salgo su. Inspiro, apro bene, adesso facciamo un piegamento laterale, quindi da qui afferro il polso destro con la mano sinistra. E vado lateralmente, aprendomi in Ardha Chandrasana, espirando. Inspiro, allungo, afferro il polso sinistro e vado a destra, aprendomi bene. Ancora Ardha Chandrasana, inspiro, dall'altra parte, allungo, piegamento, apro bene. Inspiro, allungo, piegamento, apro bene. Benissimo, da qui inspiro. Allungo, cerca di allungare bene e andando a incrociare le falangi. Allungo, allungo, allungo e poi sciogli. Porti le mani indietro, incrociate, le braccia sono vincolate. Apro bene il petto ed espirando, scendi giù con le braccia che vanno idealmente in avanti. Mento la gola, affronta le ginocchia. E da qui, piano piano, quando voglio sciolgo le mani, le appoggio al tappetino, divarico le gambe e vado nella posizione della sedia, quindi sollevo le braccia, apro bene, mantengo la posizione della sedia per andare a irrobustire questa volta le gambe, le braccia sono leggermente tese ma non implica una tensione delle spalle e respiro, mani ancora a terra, scarico le tensioni, salgo su piano piano vertebra dopo vertebra. Apro bene di nuovo le mie braccia, faccio un semicerchio. Ancora una volta, apro bene e questa volta scarico le tensioni. Quindi sono sempre all'inizio del tappetino. Retraggo le scapole, inspiro bene, apro bene il petto. Ricordati sempre come ti ho insegnato di aprire il petto ed eventualmente spingere l'addome in fuori. Ora da qui scarico le tensioni ed andiamo a fare Prasarita Padottanasana, quindi ci apriamo sul piano longitudinale del tappetino, apro bene le gambe, apro bene le braccia,
facciamo più o meno gli stessi movimenti, andando però a lavorare molto sulle anche. Quindi, primo movimento, con tre dita scendo giù e vado ad afferrare gli alluci nei piedi. Afferro, inspiro, lo sguardo che va in avanti, espiro, divarico i gomiti e scendo giù piano, 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 piano. Scarico le tensioni, oscillo con la testa a destra, a sinistra. Continuo a mantenere la posizione ed oscillare, a destra, a sinistra. Poi inspiro, lo sguardo ancora in avanti, schiena parallela al tappetino, ed espiro, sempre con le dita vincolate all'alluce, scendo giù, piano piano scarico le tensioni. Benissimo, ancora una volta inspiro, e questa volta appoggio le mani al tappetino, sguardo che va in avanti. Ora, quello che vado a fare è una torsione, quindi vado ad afferrare con la mano destra il collo del piede sinistro e salgo su con il braccio sinistro. Sono in una torsione che assomiglia molto a quella di un triangolo, triconazione. Mantengo la posizione e se voglio eventualmente posso portare la mano sul fianco. Respiro profondamente, mantengo ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia. Sciolgo, piano piano, mani sul tappetino. Ancora una volta inspiro e vado a fare la stessa cosa sul lato opposto, mano sinistra, collo del piede destro, sollevo il braccio destro e mantengo la posizione. Posizione ancora di torsione del triangolo, respiro profondamente, ancora per 3, 2, 1. Meraviglia. Sciolgo, appoggio le mani al tappetino, lo sguardo che va in avanti. Piego le gambe e piano piano salgo su vertebra dopo vertebra. Inspiro profondamente, ricordati sempre di aprire bene il petto. Apro e questa volta vado a incrociare le mani indietro per andare a lavorare sulle scapole. Quindi come abbiamo fatto prima, incrocio. Inarco leggermente la schiena, la testa leggermente indietro. Apro bene il petto e con le mani, le braccia vincolate, scendo giù. Per andare a lavorare principalmente sulle spalle. Cerco di portare la testa o il cranio teoricamente verso il tappetino e mantengo la posizione respirando profondamente ancora per 3, per 2, per 1. Piego leggermente le gambe, scarico le tensioni e scendo giù. Appoggio le mani al tappetino. Di nuovo, questa volta le mani vanno indietro ruotando di 90 gradi, quindi scendo giù con le mani e scarico le tensioni. Quindi le mani ruotate di 90 gradi vanno sempre più in profondità, come se afferrassi qualcosa indietro. Ciò mi consente di scaricare le tensioni del trapezio e delle spalle. Mantengo la posizione respirando profondamente. Respiro ad ogni espiro, succhio lo stomaco in dentro, Dhyana Bandha, quindi l'addome si retrae, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. E piano piano, sciolgo le tensioni, appoggio le mani al tappetino. Inspiro, lo sguardo che va in avanti e questa volta piegando le gambe, piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo. Apro bene, ancora una volta, inspiro, il petto si apre, le braccia si alzano ed espiro, braccia parallele. Ora, visto che siamo in questa posizione, lavoriamo sempre sugli allineamenti, quindi giro il piede destro e vado in trikonasana uttita, quindi il triangolo dritto mi consente ancora una volta di scendendo, aprire bene il mio fianco e il mio corpo. Apro bene lo sguardo che punta verso il soffitto, il braccio sinistro che punta in alto. Mantengo la posizione respirando profondamente. Mantengo ancora per 3. Mantengo ancora per 2. Mantengo ancora per 1. Ricordati sempre di inspirare. Ora inspiro, spingo con l'addome e piano piano salgo su. Ritorno in assetto,
Da questa posizione giro il piede destro e vado a fare la stessa cosa sul lato sinistro, quindi girando il piede sinistro di 90 gradi, scendo giù, ruoto di 90 gradi e lo sguardo che va in alto. E mantengo la posizione di Uttita Triconasana. Respiro profondamente. Mantengo la posizione. Ancora per 3. Per 2. Per 1. Spingo ancora con l'addome, vertebra dopo vertebra, risalgo su, mani sui fianchi, apro bene il petto. Adesso andremo a fare delle rotazioni sempre nel triangolo, quindi piede sinistro a 45 gradi, piede destro a 90. Le mani ancora sul fianco, cerca di aprire bene le anche. Da qui solleva il braccio sinistro e quando ti senti pronta, vai all'esterno con la mano sinistra, verso il piede destro. Lo sguardo che va in alto e sei nella posizione di Parivritta Trikonasana, il triangolo rovesciato. Respira profondamente, mantieni la posizione, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Benissimo, spingi con l'addome, scarica le tensioni della testa e sali su, piano piano andando a fare la stessa cosa sul lato opposto. Quindi metti le mani sui fianchi, gira il piede destro di 45 gradi, il piede sinistro a 90, apri bene il bacino. Quando ti senti pronta, solleva il braccio destro e cerca di spingerti in avanti, quindi di fletterti in avanti e poi esci all'esterno con la mano destra sul piede sinistro. Lo sguardo che va in alto e sollevo il braccio sinistro. Mantengo la posizione e respiro profondamente. Mantengo ancora per 3. Cerca di succhiare lo stomaco in dentro e di appoggiare, se possibile, l'addome alla gamba sinistra. Respira ancora per 3. Per 2. Per 1. Meraviglia. Spingi ancora con l'addome. Adesso metti eventualmente la mano sinistra sul fianco sinistro e ritorni in posizione centrale. Porta le mani sui fianchi. Apriti bene con il petto, leggermente in arca la schiena. Ed espira. Piega le gambe, scarichi le tensioni. E ora andremo a portare il piede destro a 90 gradi con la gamba destra piegata. Da qui andiamo prima nella posizione del guerriero, ok? Da questa posizione cerchiamo un allineamento, apriamo bene il fianco sinistro e quando ci sentiamo pronti appoggiamo la mano destra all'interno del piede destro e portiamo il braccio sinistro in avanti. Questa posizione si chiama Parasvottanasana, quindi la posizione del piegamento laterale. Manteniamo la posizione cercando di lavorare molto sulla parte dorsale. Quindi aprendo lateralmente il fianco sinistro si apre anche l'addome, si apre anche il dorso, sempre sul lato sinistro. Non andare troppo con il peso sulla mano destra, ma cerca di equilibrare con l'addome. Sempre. Ancora per 2 e 1. Mano sinistra sul fianco sinistro, ti apri bene, inspiri, sali. Di nuovo nella posizione del guerriero. Sali su, apriti bene e gira dall'altra parte. Quindi quando ti senti pronta, scarichi, posizione del guerriero sul lato sinistro. Apriti bene, lo sguardo che va sulla linea del braccio sinistro e quando ti senti pronta, appoggia la mano sinistra al piede sinistro. E poi apri bene il braccio, sei in un'unica linea, braccio destro, gamba destra, quasi come se fosse una linea retta. Apri bene soprattutto l'anca, apri bene l'addome, apri bene la spalla, apri bene il dorso. Mantieni la posizione e respira profondamente per 2 e 1. Quando vuoi, piano piano metti la mano destra sul fianco destro. Inspira, sali su piano piano, vertebra dopo vertebra. E ti porti in posizione centrale. Ancora una volta, piedi le gambe. Inspiri, apri bene, inspiri, mani unite,
scarichi le tensioni, pieghi di nuovo le gambe. Questa volta da questa posizione giri il piede destro, ma giri anche il piede sinistro per fare una rotazione con la gamba destra piegata. Quindi sollevi le braccia nella posizione del guerriero 1, pieghi la gamba sinistra, appoggi il ginocchio, unisci le mani e vai con il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Lo sguardo che va in avanti e poi punta in alto verso il soffitto. Ora, con un atto di volontà, punta la gamba e il piede sinistro, lo sollevi. Puoi rimanere con le mani unite oppure semplicemente sollevi il braccio destro e appoggi la mano destra, la mano sinistra al tappetino e mantieni la posizione di rotazione. Mantieni ancora per 3, mantieni ancora per 2, mantieni ancora per 1 e appoggi la gamba e il ginocchio sinistro al tappeto. Inspiri, ti apri bene, puoi portare le mani sui fianchi oppure sollevare le braccia, punti i piedi e ti porti di nuovo in posizione centrale. Scarichi leggermente le tensioni e giri, questa volta il piede sinistro. Pieghi la gamba sinistra e poi giri anche il piede destro. Di nuovo, sull'altro lato, posizione di rotazione. Quindi le braccia sono sollevate, il ginocchio destro si appoggia al tappetino. Unisco le mani e vado con il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro. Lo sguardo punta al soffitto, punto il piede destro e sollevo la gamba destra, lo sguardo che va in alto. Da qui, da questa posizione, porto la mano destra al tappetino, il braccio sinistro in alto. Respiro profondamente. Sono nella posizione di Parivritta Parsvakonasana. Ricordati sempre di appoggiare, se possibile, l'addome alla gamba sinistra, in modo da sentire il contatto, ma soprattutto di premere sugli organi interni in modo da rinvigorire la circolazione. Ancora per 2, ancora per 1. E scarico. Il ginocchio destro a terra. Le mani si riuniscono e poi pian piano il busto si riallinea. Inspiro, le braccia in alto, punto il piede, riporto in posizione centrale il mio corpo, scarico le tensioni, mani sui fianchi, inspiro, apro bene il petto, espiro, scarico, mani a terra, sciolgo le tensioni della testa e delle braccia, oscillo a destra, a sinistra. E poi con un atto di volontà, da qui, giro il piede destro, le mani che puntano all'inizio del tappetino verso il piede destro. Sono nella posizione del lounge o dello start. Da qui, quando mi sento pronto, spingo con l'addome e porto la gamba e il piede sinistro sulla linea delle mani. Inspiro, lo sguardo che va in avanti, espiro, scarico, mento alla gola, fronte alle ginocchia e piano piano succhiamo lo stomaco in dentro e spingendo con l'addome salgo su, vertebra dopo vertebra, ritraendo le scapole, inspiro, apro bene ed espiro, mani al petto unite, rimango con gli occhi chiusi in ascolto e sento che cosa è successo nel mio corpo per portarmi poi dagli allineamenti, dalle estensioni, dal riscaldamento all'equilibrio, posizioni di concentrazione. Ora due respiri profondi, con gli occhi chiusi o gli occhi socchiusi. Ultimo respiro. E sciogli. Sciolgo le mani, inspiro, apro bene, andiamo a fare subito una posizione posteriore, quindi apro bene le braccia,
e mi apro verso destra. Scendo con la mano destra, sollevo il braccio e la mano sinistra. Stacco la gamba destra e vado ad afferrare con la mano destra il collo del piede destro. Apro bene e ruoto. Piano piano di 90 gradi. Mantengo la posizione in Natarajasana, la danza di Shiva. Respiro profondamente cercando di aprire il petto, di aprire le spalle, di aprire l'addome. Mantengo ancora per 3. Mantengo ancora per 2. Rimango ancora per 1. E piano piano, vertebra dopo vertebra, scarico e scendo. E quando mi sento pronto, lascio la gamba destra. Inspiro, ancora una volta, sollevo le braccia e mi apro questa volta sul lato sinistro. Da qui scendo con il braccio sinistro, sollevo il braccio destro. Stacco la gamba sinistra, afferro il collo del piede sinistro con la mano sinistra. Apro bene posteriormente, ruotando di 90 gradi, sono nella posizione di Natarajasana, la danza di Shiva. E respiro profondamente in questa posizione. Mantengo ancora, aprendo bene il petto, aprendo bene tutto il corpo. Ancora per 3, per 2, per 1. Piano piano scendo vertebra dopo vertebra, appoggio la gamba al tappetino, scarico le tensioni, piego leggermente la schiena curvandola. Inspiro, sollevo le braccia e questa volta andiamo in avanti, quindi aprendo le braccia, vado in posizione centrale, ti faccio vedere, stacco portando le mani sui fianchi e il piede in avanti. Mantengo prima l'equilibrio se riesco, con le mani sui fianchi, e poi piegando la gamba, afferro con la mano destra il ginocchio destro. E poi piano piano dolcemente scivolo per andare ad afferrare con 3 dita l'alluce del piede destro. Ora, se mi sento pronto, di nuovo porto la gamba in avanti vincolata dalla mano e dal braccio destro. E poi piano piano mi porto all'esterno, aprendomi come se fossi il ramo di un albero. Il braccio sinistro si apre, lo sguardo che va al braccio sinistro. E mantengo la posizione, respiro profondamente, ancora per 3, per 2, per 1, e piano piano. La gamba ritorna in assetto, la piego, questa volta la afferro con 2 mani, retraggo le scapole, apro bene il petto, e piano piano scendo giù, e appoggio la gamba a terra. Ancora una volta le mani sui fianchi, lato opposto, sollevo la gamba sinistra e poi la apro andando ad allungarla. Mantengo la posizione e respiro, cercando di capire se sono abbastanza forti con l'addome, con l'ileopsoas, per mantenere l'estensione. Poi piegando la gamba, la afferro con la mano sinistra. Tengo la posizione di equilibrio fissando un punto e piano piano scivolo con 3 dita andando ad afferrare gli alluci, l'alluce del piede sinistro, aprendomi bene sul piano sagittale e poi aprendomi sul piano laterale verso sinistra, portando il braccio destro e lo sguardo che va verso il braccio destro e mantengo la posizione respirando profondamente. Respiro, mantengo. Ancora per 3, 2 e 1. Piano piano riporto la gamba in avanti, piego, sciolgo, appoggio 2 mani al ginocchio sinistro. Apro bene il petto e piano piano scarico le tensioni e scendo giù. Scaricando. Inspiro, apro bene ed espiro, sono sempre all'inizio del tappetino, scaricando le tensioni, scendo giù con le mani, appoggio
e questa volta porto la gamba sinistra indietro con il piede sinistro a 45 gradi. Appoggio la punta e i polpastrelli delle mani, lo sguardo che va in avanti. Ora, con un atto di volontà, spingo con l'addome, apro il fianco sinistro e sono nella posizione di equilibrio, andando a sollevare la gamba sinistra e porto il braccio sinistro in alto. Se riesco, addirittura appoggio solo i polpastrelli della mano destra, lo sguardo che va in alto, e mantengo la posizione, respirando profondamente, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Da qui, piano piano, sempre con propriocezione, appoggia le mani, la mano sinistra al tappetino, mantieni in sospensione la gamba sinistra e porta questa volta il braccio destro in alto, quindi sei in una torsione nell'equilibrio. Mantieni la posizione di Parivritta Ardha Chandrasana, la mezzaluna ruotata. E mantieni la posizione in questo assetto, ancora per 3, mantieni ancora per 2, concentrati ancora per 1 e piano piano scarica le tensioni. Appoggia la mano destra, appoggia il piede sinistro e la gamba sinistra, si abbassa. Scarica le tensioni portando la fronte al ginocchio destro. E da qui, con un atto di volontà, ti sollevi vertebra dopo vertebra. Piano piano sollevi la schiena, incroci i pollici, mantieni unite le falangi e ruoti di 180 gradi per andare a fare la stessa cosa sul lato opposto. Quindi sei aperta, con i pollici incrociati, scendi giù, piano piano. Appoggi le mani al tappetino, il mento alla gola, la fronte alle ginocchia, e scaricando appoggi i polpastrelli delle mani al tappetino, come abbiamo fatto prima. Inspiro, lo sguardo che va in avanti, stacco la gamba destra, apro bene il fianco destro, sono aperto lateralmente e adesso sollevo il braccio destro, mantengo i polpastrelli della mano sinistra appoggiati e respiro profondamente. Sono nella posizione di Uttita Ardha Chandrasana, ancora per 3, per 2, per 1. Appoggio questa volta la mano destra, apro e mantengo sempre il fianco destro aperto. Sollevo banalmente questa volta il braccio e la mano sinistra. Mantengo la posizione in Parivritta Ardha Chandrasana sul lato sinistro, respirando profondamente, ancora per 3, per 2, per 1. E piano piano, mano sinistra al tappetino, inspiro, scarico e appoggio il piede e la gamba destra al tappetino, mento alla gola, fronte al ginocchio, e ancora una volta mi sollevo piano piano vertebra dopo vertebra, andando a incrociare i pollici, sollevando il mio corpo, portandomi in posizione centrale. Da qui, ancora una volta, apro, porto le mani sui fianchi, inspiro profondamente e lavoriamo sull'ultima posizione di equilibrio. Quindi andiamo all'inizio del tappetino con i piedi uniti in Samasthiti. Io mi porto in posizione centrale per farti vedere. Garudasana, posizione dell'aquila. Inspiro, sollevo le braccia e con un atto di volontà porto il braccio destro sotto il braccio sinistro, incrociando bene e cercando di unire i palmi delle mani. Poi piego le gambe, vado in retroversione con il bacino e sollevo la gamba destra affasciandola alla gamba sinistra. Mantengo la posizione, retraggo le scapole e sono nella posizione di Garuda, la posizione dell'aquila. Respiro profondamente cercando, se possibile, di portare addirittura il collo del piede destro all'esterno della gamba sinistra. E respiro per 3, 2, 1. Apro bene e
saranno le tensioni. Inspiro, sollevo le braccia, rimango sempre in Samastiti e porto il braccio sinistro sotto il braccio destro. Apro bene, unisco bene i palmi delle mani e scendo giù, piano piano, portando la gamba sinistra fasciata alla gamba destra. Come abbiamo fatto prima, cerchiamo piano piano di scendere giù piegando le gambe, manteniamo la schiena dritta e respiriamo profondamente. Fissiamo un punto e siamo nella posizione di equilibrio di garuda dell'aquila. Retrai le scapole e cerca di mantenere forte l'anteroversione del bacino. Ancora per due, per uno. E piano piano scarichi le tensioni, inspiri, e sei comunque sempre all'inizio del tappetino. Espiri, scendi giù e porti le mani ancora a terra scaricando le tensioni. Ora da qui, inspiri, andiamo nelle posizioni sedute, quindi divarichiamo le gambe portando i piedi leggermente all'esterno. Ora andiamo nella posizione dello squat, piegando le gambe. Portiamo le braccia in avanti, scaricando di nuovo le tensioni e poi portiamo le mani unite, andando a portare i gomiti all'interno delle ginocchia, in posizione di Uttanasana, nella posizione della preghiera o dell'inchino. Inspiro bene e da qui porto prima la mano sinistra con il braccio sinistro indietro, mi apro con il braccio destro, apro bene e ritorno su per andare a lavorare su una estensione. Da qui di nuovo mani unite, gomiti uniti alle ginocchia e inspirando questa volta e il braccio e la mano destra che si appoggiano a terra, inspiro, apro bene con il braccio sinistro ed espiro, sciolgo di nuovo, unisco le mani, porto i gomiti alle ginocchia, inspiro, apro bene il petto ed espiro, sciolgo e questa volta mano destra, mano sinistra, apro bene il petto. Quando mi sento pronto, dopo aver aperto il petto, curvo la schiena ed appoggio i glutei dolcemente al tappetino. Da qui apro bene, sono ancora con le gambe piegate, cerco di aprire bene il petto, cerco di retrarre le scapole. Quando mi sento pronto, cerco di allungare le gambe nella posizione di Dandasana, la posizione del bastone. Inspiro, apro bene, allungo leggermente la schiena, sollevo le braccia ed espirando succhio lo stomaco in dentro, curvo la schiena e mi tuffo in avanti per andare nella posizione della pinza, Paschimottanasana. Inspiro, allungo la schiena, espiro, sciolgo, divarico i gomiti e scendo giù piano, 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 piano. Ancora una volta, inspiro, allungo bene il mio corpo, allungo tutto, ed espiro, scendo piano, 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 piano. L'ultima volta, inspiro, allunga bene la schiena, lo sguardo che va in avanti ed espirando, succhia lo stomaco in dentro e scendi giù divaricando i gomiti, piano, 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 piano. Meraviglia, da qui, sciogli le mani, piano, piano, vertebra dopo vertebra, risali su con la schiena e con la testa e porti le mani indietro, le braccia indietro a una distanza di 10 cm. Punta i piedi e solleva il bacino per andare nella posizione di Olimpo, nella posizione di Urvottanasana, andando a provocare un'estensione alla flessione che è stata fatta. Mantieni la posizione e respira profondamente, ancora per tre, per due, per uno, e sciogli, piano piano, di nuovo, i glutei appoggiati al tappetino, piega la gamba sinistra, e da qui, raddrizza la schiena, apri bene il tuo corpo verso destra, prendoti con lo sguardo che va verso il braccio destro,
poi afferra con la mano destra l'alluce del piede. Ti apri bene aprendo il braccio sinistro e porti il braccio e la mano sinistra dove riesci, sul braccio destro, per esempio, e ti apri bene nella posizione di Ekapada Janushirasana. Quindi un'apertura al ginocchio, piede, fronte, lavorando però su una apertura laterale, un po' come abbiamo fatto in piedi, portando lo sguardo al soffitto, cerca di sentire l'addome, cerca di sentire il petto, cerca di sentire il fianco e il dorso sinistro che si aprono, e poi piano piano scarichi le tensioni, lo sguardo che va verso il piede destro e cerca di afferrare il piede destro scendendo giù, portando il mento alla gola, la fronte al ginocchio destro, e scarichi le tensioni. E da qui, quando ti senti pronta, con lo sguardo in avanti, scarichi di nuovo, sciogli le mani e piano piano risali su vertebra dopo vertebra. Appoggi le mani al tappetino, apri bene indietro, in una piccola estensione il tuo corpo, ed espiri, sciogli. Questa volta scambi e vai sul lato sinistro, piegando la gamba destra, da cui ti apri, come abbiamo fatto prima, lo sguardo verso il braccio destro, mentre il braccio e la mano sinistra vanno ad afferrare la luce del piede sinistro. Apro bene il braccio destro e scendo giù, andando ad aprire lateralmente il mio corpo. Una flessione, oltre che un'apertura laterale sulla parte destra. Mantengo la posizione e respiro profondamente. Ancora per tre. Respiro ancora per due. Mantengo ancora per uno. E sciolgo. Scarico le tensioni, porto le mani sulla pianta dei piedi, sulla pianta del piede sinistro in particolare. Inspiro, lo sguardo che va in avanti, espiro, sciolgo un mento alla gola, fronte al ginocchio sinistro. Scarico in pressione. E poi, piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo. Ancora una volta vado ad appoggiare le mani indietro con le braccia. Mi apro, mi estendo leggermente per andare a compensare la flessione laterale e in avanti. E sciolgo le tensioni. Inspiro, questa volta incrocio le gambe e vado a lavorare sulla posizione del cammello. Quindi salgo su, le ginocchia sono appoggiate, le gambe sono incrociate. Inspiro, apro bene, questa volta incrocio le falangi ed allungo tutto il mio corpo, aprendomi bene. E poi espiro, scarico, porto le mani sui fianchi e vado a sciogliere l'incrocio delle gambe, cercando di mantenere le ginocchia e le gambe parallele. Inspiro, apro bene e da qui sollevo il braccio sinistro ed afferro con la mano destra il tallone destro. Inspiro, allungo, allungo, allungo e poi espiro. Scendo giù, ruoto e faccio la stessa cosa sul lato opposto. Mano sinistra, tallone sinistro, braccio destro che si allunga in estensione. E poi piano piano scendo e vado dal lato opposto, apro di nuovo. Inspiro, allungo, allungo, allungo ed espiro, sciolgo, scarico le tensioni di nuovo, inspiro, allungo, allungo, allungo il braccio sul lato destro e la mano sinistra appoggiata al tallone sinistro, e sciolgo piano piano, mano destra, mano sinistra, appoggiati i talloni, apro bene questa volta, stando attenti ad andare bene nella posizione del cammello, inspiro, io apro bene e stendo, e questa volta rimango con la schiena piegata, appoggio il collo dei piedi
del piede destro, collo del piede sinistro, piego le gambe, appoggio i glutei e i talloni, la schiena è ancora in flessione. E da qui piano piano scendo e curvo la schiena per andare a compensare nella posizione del coniglio. Quindi scendo giù, porto la fronte alle ginocchia, la testa al tappetino. Allungo il mio corpo, andando a sollevare i glutei, andando a sollevare, andando ad appoggiare il cranio al tappetino e vado ad allungare le vertebre cervicali. Mantengo la posizione e respiro profondamente, sentendo tutto il corpo che questa volta si flette e coinvolge l'allungamento delle vertebre cervicali per 3, 2, 1. Sciolgo, appoggio i glutei ai talloni e vertebra dopo vertebra risalgo su. La testa è l'ultima a salire e appoggio la mano destra e la mano sinistra indietro. Apro bene il petto, nella variante di Suttavirasana, ancora una volta cerco di lavorare sulla flessione e sull'estensione, quindi compenso questi due movimenti. Curvo la schiena e piano piano appoggio le mani in avanti e ritorno in quadrupedia. Inarco leggermente la schiena e curvando la schiena porto il piede destro e il piede sinistro indietro, nella posizione del cane. Apro bene il divaricano e da qui andremo nella posizione del piccione, Kapotasana. Quindi da questa posizione stacco la gamba destra, apro bene e porto la gamba destra tra le mani in abduzione. Appoggio da qui, quando mi sento pronto, prima parte di Kapotasana inarcando la schiena e seconda parte, il petto si appoggia alla gamba e scendo giù, piano piano. Mantengo la posizione. Se voglio porto anche la fronte al tappetino ed allungo bene. Mantengo ancora per 3. Mantengo ancora per 2. Rimango lì ancora per 1. E piano piano. Mano destra, mano sinistra che ritorna indietro sulla linea della gamba destra. Apro bene. E da qui quando mi sento pronto la gamba sinistra ruota e va all'esterno della gamba destra per una piccola torsione. Tallone destro sul gluteo destro, retraggo le scapole, braccio sinistro indietro, braccio destro in alto, gomito appoggiato al ginocchio. Apro bene e sono in Ardha Matsyendrasana, la posizione di Matsyendra, la posizione di una torsione che coinvolge gli organi interni. Mantengo la posizione e respiro profondamente, ancora per 3. Cerco di allungare la schiena ma allo stesso tempo di torcermi sempre di più per 2, per 1. E sciolgo. Da qui la gamba sinistra va indietro, le mani di nuovo sulla linea della gamba destra, punto il piede sinistro e sollevo la gamba destra per andare di nuovo nella variante scorpione e poi cane con la faccia rivolta verso il basso. Apro bene le gambe, inspiro e questa volta al lato sinistro. Apro la gamba sinistra, apro il fianco sinistro, lavoro sull'ilio psoas, su questo muscolo dell'anima e porto la gamba sinistra tra le mani. Appoggio il ginocchio destro, appoggio il collo del piede destro. Sono nella prima parte della posizione Kapotasana, piccione, e porto le braccia in avanti, appoggiando il petto, lo stomaco alla gamba sinistra. Porto la fronte al tappetino, mantengo la posizione e respiro profondamente. Ancora per 3. Per 2. Per 1. Mano, mano, ritorno su,
inspiro, retraggo sempre le scapole e porto la gamba destra all'esterno della gamba sinistra. Apro bene come ho fatto prima, tallone, gluteo, apro il braccio destro e lo porto indietro, sollevo il braccio sinistro, gomito, ginocchio, a contatto, inspiro, allungo la schiena, espiro, torsione posteriore, sguardo che va alla spalla destra, mantengo la posizione allungando la schiena e torcendo, lo sguardo che va alla spalla destra, cerco di inspirare, allungare, espirare, torcere ed andare sempre più in profondità, mantenendo la posizione ancora per 3, per 2, lavorando sempre con questo respiro, movimento dinamico e impercettibile, per 1, e sciolgo, piano piano, stacco e porto la gamba destra indietro, inspiro, allungo, punto il piede destro e sollevo la gamba sinistra, apro bene, e piano piano, appoggio il piede sinistro al tappetino e mi trasformo in un cobra, appoggiando le ginocchia al tappetino, sono in fase di estensione, apro bene e mi trasformo nel bambino andando a piegare le gambe e portare le braccia in avanti, cercando ancora una volta di stirare, di compensare una flessione. E quando mi sento pronto, da qui, inspiro e cammino con i palmi delle mani per raggiungere le ginocchia. E quando mi sento pronto, da qui, appoggio le mani alle ginocchia o alle gambe, sono nella posizione di Zazen o di Vajrasana. Da qui, quando mi sento pronto, appoggio di nuovo le mani al tappetino, incrocio le gambe e quando mi sento pronto spingo eventualmente leggermente con le gambe per portarmi di nuovo nella posizione seduta. Da qui, piano piano, andiamo banalmente nella posizione solo del lato, quindi scendo giù con il mio corpo portando i piedi all'inizio del tappetino. Scendo giù, scarico le tensioni, punto i piedi, spingendo con l'addome, salgo su. I piedi e le gambe sono parallele. Ora, piano piano spingo e porto le gambe verso la testa con i piedi. Incrocio le mani e sono nella posizione dell'arato, arasana. Respiro profondamente, mantengo la posizione. Se voglio, posso addirittura piegare le gambe e portare le ginocchia alle tempie, come mi è più comodo. Respiro profondamente, ancora per 2, per 1. E poi porto le mani sui fianchi, spingo le gambe e vado nella posizione della candela, cercando di chiudere bene i gomiti, portarli molto prossimi tra loro, e portare il mento alla gola con le gambe che sono sollevate. Quindi, come se fossi una candela, mantengo il mento alla gola e cerco di mantenere una certa linearità. Per poi, con un atto di volontà, scendere giù con la gamba sinistra prima e con la gamba destra poi, con le mani sui fianchi, oscillare a destra e a sinistra, ed espirando, succhiando lo stomaco in dentro, scendo giù. E piano piano appoggio delicatamente tutta la schiena, per poi portare subito le gambe al petto, portando la fronte alle ginocchia, quindi curvando la schiena in merito ad un'estensione. Poi allungare la gamba sinistra, portando la gamba destra all'esterno in una torsione. Portare il braccio destro in apertura con lo sguardo che va al braccio destro, sentendo tutto il corpo che si apre sul lato destro e mantengo la posizione, cercando di aprire bene
ad ogni espirazione, poi risalire su di nuovo, ritornare in assetto, portare il petto e le ginocchia a contatto con lo sguardo alle ginocchia e poi allungare la gamba destra e questa volta portare la gamba sinistra all'esterno, verso destra, con il braccio sinistro che si ha, lo sguardo che va al braccio sinistro, e mantenere la posizione di torsione, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1, e piano piano sciolgo la posizione, di nuovo gambe al petto piegate, sguardo alle ginocchia, e poi le gambe si sollevano leggermente, con le mani vado ad afferrare la pianta dei piedi e la apro bene nella posizione del bambino felice, Ananda Balasana. Cerco di spingere bene le mani, con le mani alla pianta dei piedi, le ginocchia verso il tappetino, in modo da aprire le anche. Ed eventualmente posso anche oscillare a destra e a sinistra. Cerco di mantenere questa posizione per lavorare bene sull'apertura delle anche. Se la faccio bene, effettivamente le anche sentono un beneficio nell'apertura. Inspiro ed espiro. Lascio allento la presa e finalmente, varicando le gambe, puntando le braccia, puntando i palmi delle mani verso l'alto, ritorno nella posizione primordiale, la posizione del rilassamento profondo, sia di Shavasana. Tutto il corpo è disteso sul tappetino. Comincia la percezione della parte posteriore del nostro corpo, dai talloni, tallone destro, tallone sinistro appoggiato al tappetino, ai polpacci che sentono il tappetino freddo o caldo, alle cosce e i glutei appoggiati al tappetino, gomiti, gomito destro, gomito sinistro, l'avambraccio destro, sinistro. Dorso della mano, destra, dorso della mano, sinistra. Scapola destra, scapola sinistra. Spalla destra, spalla sinistra. Continuiamo nella parte frontale, dal cranio, fronte, sopracciglio, centro delle sopracciglia, il terzo occhio, palpebra a destra, palpebra a sinistra, narice destra, narice sinistra, tutto il naso, tutta la narice, labbro superiore, labbro inferiore, zigomo destro, zigomo sinistro, guancia destra, guancia sinistra, mento, collo, gola, Vishuddha chakra, chakra della comunicazione nella gola, la tiroide sente la pressione, il passaggio dell'aria dalle narici fino alla gola. Il Vishuddha chakra si illumina, si ama.
petto, si apre con la cassa toracica lungo, e si comprime ad ogni espirazione. L'addome si apre nella inspirazione, si chiude, si contrae nell'espirazione. Per andare a lavorare sul dhyanabandha, questa valvola di contenimento, questa valvola di gestione dell'aria, delle compressioni degli organi. La vita, i genitali, le cosce, i quadricipiti, quello dei piedi, la tibia, il perone, tutto il corpo disteso sul tappetino, come consapevole. Le sensazioni che emergono, cambio di circolazione, cambio di calore, muscolatura leggermente assestata per la pratica, fiato leggermente più ampio per i movimenti che abbiamo. Di sentire cos'è cambiato nel nostro corpo e in ispirazione andiamo a muovere le dita delle mani e le dita dei piedi, i punti terminali del nostro corpo. Dopo un piccolo scan di percezione andiamo ad unire le gambe, portare le braccia verso la testa in allungamento come se fossimo una corda. Immaginiamo di essere tirati dalle mani e piedi come se fossimo appunto una corda, un elastico. Trattengo il respiro, trattengo le tensioni, continuo ad allungarmi, allungo, allungo, allungo e poi lascio andare. Ancora una volta allungo tutto il corpo, dalla testa ai piedi, dalle gambe alle braccia, alle mani, continuo ad allungare, allungo, allungo, allungo e scappo. Mettiamo in posizione laterale, scaricando le tensioni, e da qui ad occhi chiusi. Un atto di volontà, la mano destra si appoggia a terra, spingo con la mano e mi porto in posizione seduta, a gambe incrociate, portando sempre ad occhi chiusi la mano destra sul petto sinistro, mano sinistra sull'addome. Retraendo le scapole, aprendo. Rimango in osservazione del mio corpo, sentendo che cosa è cambiato. Questa pratica di 1 ora e 5, dove la percezione del mio corpo è sempre stata costante, dal riscaldamento agli equilibri, alle estensioni, alle torsioni, alle posizioni sedute. Ed ora respiro un attimo, volta che inspiro, il mio petto si apre, lo stomaco si apre, l'addome, quando espiro tutto come un palloncino. Rimango in osservazione. Quello che
sono, di quello che ho e quello che mi sta intorno. Con una mente nuova, lavorando la percezione del nuovo. Unisco i palmi delle mani, li porto al petto e li trasferisco alla fronte per andare a ringraziare me stesso per la pace. Nuovamente con una mente nuova, cercare di vivere ogni giorno il possibile nell'impegno e nel sankalpa di essere bene, essere amico. Ti ringrazio e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a te. Namaskar, nuovamente. Grazie Luca. E buona giornata.